Grazie per aver accompagnato il film a Bergamo. Ovviamente chiedo scusa per essere stato inaccurato prima, perché ho detto che si parla della chiusura di una fabbrica. In realtà, appunto, una delle fabbriche chiude e, come giustamente dice il cartello finale, è un processo che continua ad andare avanti. E ovviamente il pensiero era: la fabbrica chiude se smettono di esserci gli operai, perché le pareti possono continuare a esistere, ma le macchine possono continuare a funzionare, ma come ha mostrato Nishta è il sistema umano che sta intorno al telaio e alle fabbriche che tiene insieme una società industriale. E credo che in qualche modo anche la forma adottata dal film restituisca questa idea. C'è una trama che è innanzitutto sonora, si comincia con le ruote delle biciclette che entrano, e poi questi suoni si moltiplicano e non assomigliano per niente al rumore della fabbrica. Infatti, quando poi il rumore della fabbrica irrompe, è qualcosa che contraddice quello che si è sentito fino a quel momento. Ecco, volevo domandarti, partendo direttamente altissimo, cioè come è nata questa idea di privilegiare in qualche maniera, in qualche modo, il suono nella costruzione di questo affresco? Thank you. I was very clear that, you know, when I first entered these factories, it was like time travel, because I didn't know that these such old factories are still existing. And in the old, you know, old system, the floor arrangement and everything was still not so much changed. And to me, immediately hearing all the sounds and going closer to the machines, I immediately realized that every machine, even if it's a prototype, is an individual, because all the parts have been changed. So it's all, you know, separate individual machines. And I got this idea of doing this film like a industrial theater or industrial opera. And so the whole idea came with that, you know, the idea about the music and creating the music with the machine sounds, which I thought was very interesting, because it's we wanted to create like an operatic sound with the machines. And it was a little difficult to do, because, you know, these factories don't close down. They're working 24 hours. And each floor has thousands of machines, so it's really noisy, and you cannot even talk to each other, you know, it's so loud. So to be able to create this sound design like an you know, like an operatic sound was difficult, but I really wanted to do it. It would have been so it is the unrealistic part of the film. It's a fictional part, because actually if I just use the real sound, then we cannot even watch the film. And so it had to be able to get the people to even watch and see anything in this factory or engage with it. It was very important to work with the sound. And I wanted to create, like, you know, work with movements, a kinetic, you know, that energy that goes from the factory to the labor lines, you know. So I wanted to work with that energy. And also it was very clear for me that it was not a film about oppression, although you see very difficult working conditions, but also to give dignity to the workers who spent all their lives working in it. And that was very important, not to portray a picture of victims, but people, you know, who have different aspects to their lives, and this is their only survival, means of survival. Sorry, I forgot. Allora, innanzitutto grazie mille per la domanda.
La prima volta che sono entrata in questa fabbrica, in una di queste fabbriche, per me è stato davvero un viaggio nel tempo. Infatti non sapevo che ci potessero essere fabbriche così antiche, così vecchie. Tutto il sistema era vecchio, dai pavimenti alla disposizione delle sale, non era cambiato molto. E per me, la prima volta che mi sono avvicinata a queste macchine, ho subito sentito il suono. E questo suono appunto era correlato a queste macchine, anche se si tratta di prototipi, queste macchine però sono individuali perché ogni loro componente è stata cambiata nel corso del tempo. Quindi diciamo l'idea iniziale è stata un po' questa, è stata quella di inscenare una sorta di teatro, una sorta di opera industriale, e l'idea è arrivata così. La creazione della musica quindi è stata fatta assieme al rumore delle macchine. È stato un processo difficile perché la fabbrica non chiude, lavora 24 ore su 24 ed ogni fabbrica possiede, ogni piano anzi, possiede più o meno un migliaio di macchine, quindi è anche impossibile per gli operai parlare. Quindi il processo di creazione del suono è stato molto difficile, ma lo volevo fare. E diciamo che si è trattata della parte fittizia, della parte di finzione di questo documentario, perché se avessi lavorato con il suono reale, voi non avreste potuto vedere il film, non si sarebbe sentito nulla. E quindi volevo far vedere questo documentario agli spettatori e ho dovuto lavorare molto sulla parte sonora. E volevo poi creare anche una sorta di tic, cioè una sorta di energia che si avverte nel momento in cui si entra in queste fabbriche. E l'altro aspetto molto importante era che non volevo creare un film, un documentario solo sulle condizioni difficili dei lavoratori, ma volevo dare dignità a questi lavoratori, che non volevo ritrarre come vittime, ma in tutta la loro pienezza, diciamo, in tutti i vari aspetti della loro vita e quello che fanno per sopravvivere. Infatti, esattamente come nella tela di Iuta, ogni tanto compaiono in questa trama delle immagini reali più forti, delle immagini dove, anche se tu non metti il nome, se non definisci la biografia delle persone, le persone escono con una umanità marcante, molto forte. Ecco, come hai deciso di far entrare queste interviste che poi sono degli squarci di vita all'interno del film? Why did I decide to include or shoot or? How did you choose also the so many characters. The characters, and did you exclude some other people? I mean there are thousands and thousands of workers, right? So what was important for me was the generational thing, you know, to get somebody like Maksud, who's worked since 1965, you know, and then some young people and in the middle. So and also because there are so many people, I would try to meet them, you know, during their break, tea breaks and all. I would sit in the canteen, talk to them, and then find interesting, you know, people who would be interested in talking. Not everybody, you know, would be easy with the camera. And then some people had a lot of things to say. And some people gave the interviews, but later on they said, can you just include our voice, don't show our face, because they are scared, you know, if they might lose their job or something. So I use a lot of voices also, not their face, and then some interviews. Allora sì, in ogni fabbrica c'erano più di un migliaio di lavoratori, quindi per me è stato importante anche concentrarmi sulla questione generazionale. Volevo qualcuno che rappresentasse un po' ogni generazione, come Maksud ad esempio, che lavora nella fabbrica dal 1965, e poi magari qualche ragazzo più giovane che stesse un po' nel mezzo.
Così, insomma, ho cercato di incontrare quante più persone possibili, generalmente durante le loro pause, e ho cercato di vedere quali erano le persone che erano interessate a parlare, perché poi non tutte vogliono esprimersi, non tutte sono contente di stare di fronte a una telecamera. E molte persone hanno consentito fare un'intervista, ma poi magari sono tornate da me dicendomi se potevo far sentire solo la voce, perché magari erano preoccupate, avevano paura di perdere il lavoro. E quindi a volte ho veramente tante voci, però non si vedono i volti. E invece ci sono dei volti che non hanno voce, ma che trasmettono il senso, tu dicevi non ci sono pressi, però c'è un senso di alienazione all'interno della fabbrica. Per esempio, ad un certo punto includi il primo piano di un ragazzo che continua a guardare, a fare il gesto di seguire la spola del telaio anche se se la spola non è più lui davanti al telaio, la spola non c'è più. Ecco, c'è molto Marx dentro il tuo film, anche se diciamo non viene mai esplicitato alla lettera. No, when they're moving like this, they are looking at the thread. You know? They're looking at the thread because the thread can break. Okay. So all of the weavers they are concentrating. Okay. And they're doing it while they're working, not otherwise. Okay, I had the impression that it went neurological. No. But a lot of owners, they always say, oh, these workers, they don't work hard. And I said, this is a proof that they work so hard because it's a work of concentration. And, the thread can break and they can be, so they have to concentrate so hard. But imagine doing it for 8 hours, just, concentrating on that needle and not breaking. So, that's why I wanted to show it, but also, in a way, it also reminds you of, films like Modern Times and, when the workers' movements become very mechanical as well. So I used it for both the purposes. Allora, in realtà, quando gli operai si muovono un po' così con la testa e la ciondra, no? È per controllare il filo, perché il filo si può rompere. Quindi coloro che tessono sono davvero veramente concentrati, non è uno stato neurologico. Molti proprietari spesso poi dicono che i loro lavoratori non lavorino abbastanza duramente, ma questo prova esattamente il contrario. Infatti queste persone sono talmente tanto concentrate su questo filo che si può rompere in qualsiasi momento, che continuano a ciondolare la testa. Però immaginate di farlo per 8 ore. E questo comunque mi riporta anche ad un altro film, Tempi Moderni, in cui c'è sempre questo movimento corporeo che ad un certo punto diventa meccanico. Avete domande dal pubblico? Sennò parlo io a ruota e diventa anche noioso. E allora parliamo anche appunto dei padroni, perché comunque entrare, immagino, dentro a queste fabbriche e interagire con i lavoratori nei 10 minuti di pausa può essere, immagino, un problema. Come hai gestito le relazioni con i proprietari delle fabbriche? The owner of the mill was introduced to me. I was showing my film in Kolkata, and there was a news. Jute mills were in the headlines at that time. Something had happened. So I said, I want to, because Calcutta is all jute money. All the rich people, they got rich because of jute. And also the trade union movement started in Calcutta, because this was the first industry in India. And I got I was introduced to one of the jute owners,
a woman who was a wife of a very famous jute baron. He had died, and she had seen my other films, and she let me enter the mills and gave me the permission to make the film. But later on, she saw the film, and she was upset. She said, "But the film is not about jute. It's you're only showing the condition of the workers, and you're just showing the jute workers." Because I'd always told her that I want to make a film about the life process of jute workers, and but it, the film shows the process and everything. So it's interesting because earlier they don't think that the working conditions are bad. So for the first time, this film is like, she never saw the mill like this, her own mills, many mills, she has many, many mills. And so from my eyes, she saw this, and she didn't know what to feel because till now, she didn't believe that the working conditions of the people are bad, and I don't think she ever really talked to any workers. So it was a difficult moment after I screened the film for her, but she let me film. She gave me carte blanche to do whatever I want, and I think it's because she didn't think that there is any kind of oppression or exploitation or any problem. So, but she just didn't see it from the eyes of my eyes or other people, that other people will, how they will look at it. So it was a very difficult, uncomfortable moment at the end. But she allowed me. Yeah. Allora, sono riuscita a incontrare i proprietari delle fabbriche a Calcutta. All'epoca c'era stato un titolo scandalistico sulle fabbriche di Utah, perché effettivamente Calcutta è costruita proprio su un'economia dell'aiuta, tutti i ricchi sono diventati ricchi per l'aiuta, e infatti anche i primi movimenti sindacali hanno iniziato a Calcutta proprio perché c'erano le prime fabbriche più importanti. E sono stata introdotta a questa baronessa, moglie in realtà di un barone dell'aiuta, che possedeva diverse fabbriche di Utah. E mi ha fatto entrare tranquillamente con tutte le autorizzazioni all'interno delle fabbriche. E alla fine, una volta che ha visto il film, in realtà è rimasta un po' delusa perché ha visto che il film non parlava del processo dell'aiuta, ma delle condizioni lavorative dei lavoratori. Perché io le avevo detto che avrei fatto un film in realtà sui processi dell'aiuta. Però è interessante perché la baronessa non pensava appunto che le condizioni lavorative potessero essere pessime all'interno delle sue fabbriche. Non aveva mai visto la fabbrica in questo modo e lo ha fatto in realtà per la prima volta attraverso i miei occhi, attraverso quello che io vedevo. E non aveva alcuna idea di quanto cattive potessero essere le condizioni. Quindi diciamo che ho passato un momento piuttosto difficile una volta uscito il film, però in realtà per il girato mi ha dato carta bianca. Semplicemente non pensava ci fossero problemi o ci fossero degli sfruttati all'interno delle sue fabbriche, ma ha potuto vederlo alla fine attraverso i miei occhi. Perciò diciamo che ho vissuto un momento un po' difficile, un po' non troppo confortevole, ma alla fine ecco, ho potuto fare quello che volevo. Posso? Una domanda proprio che nasce dall'ignoranza dei fatti indiani. Però mi ricordo che il film che hai presentato qui, dicevi prima 16 anni fa, Lakshmi and Me, parlava anche di caste. Rispetto a questo, all'ultima risposta che ci davi, che hai parlato anche di una baronessa, nelle dinamiche proprio anche di sfruttamento dei lavoratori, le caste hanno un qualche ruolo, mi chiedo, immagino di sì, però non ho proprio idea. Caste is everywhere. The owners obviously belong to the trading class, the merchant class, you know.
And a lot of the workers, they belong to the working class, which is the fourth class. And your life is determined by your caste. What work you'll be doing, etc., is very much a caste thing. Because if you're on the top, you're the Brahmin, then you may not be rich in today's India, but you would be doing maybe more. Even if you're working in a factory, you might be working more as somebody like an accountant or a manager or something like that. And the working class remains a working class to a large extent, which is the fourth caste. You have the Brahmins and you have the Kshatriyas, which are the fighters, and then you have the trading class, and then you have the working class, and then the untouchables. Legally, we don't have untouchables anymore, but the caste system is kind of working still. Brahmin, and then the Kshatriya. Allora, le caste sono ovunque. Generalmente i proprietari delle fabbriche appartengono alla classe mercantile, mentre i lavoratori appartengono alla classe operaia. Quindi sì, la vita in realtà è determinata dall'appartenenza a una casta. Se si è in cima alle classi, magari non si è ricchi, però non si è ricchi nell'India odierna, però si hanno possibilità maggiori. Ad esempio, se si finisce a lavorare in fabbrica, lo si farà come ragionieri o come contabili, mentre la classe operaia rimane la classe operaia e lavoratrice. Quindi è la quarta classe, diciamo. La prima è quella dei bramini, la seconda è quella della ciatria, nella terza ci sono i mercanti e poi nella quarta ci sono gli intoccabili, anche se noi non abbiamo veramente proprio gli intoccabili. But I want to say, for example, that healer, you know, the sadhu who was giving the healer, so he is Brahmin, he's like, but he's poor, he has to work in the factory also. And so it's the factory is a place where different castes and class and religion come together. So most of the weavers are actually Muslim weavers. You know, they are because the Muslim people, they're very good with skills, embroidery, weaving, art, even writing songs, etc. Bollywood is full of Muslims. So in a way, this man, you know, the leader was trying to say, don't let them divide you on the basis of caste, class, religion, because that's what the government, the right-wing government also wants to do, like divide the people. To rule, they're always wanting to divide between caste, class, and religion very much all the time. E poi volevo aggiungere che il guaritore, il sadhu, è in realtà un bramino, ma è comunque una persona povera e deve andare a lavorare in fabbrica. Quindi diciamo che la fabbrica alla fine è un posto che riunisce un po' tutte le classi, le varie classi, le varie caste, le varie religioni. E spesso, ad esempio, i tessitori sono musulmani perché sono molto bravi nei lavori con i fili, nella tessitura, nel fare appunto i ricami, grazie. Ma sono anche molto bravi a cantare e a comporre canzoni, infatti spesso lavorano nei film di Bollywood. E alla fine verso la fine del film avete visto una persona che diceva appunto che non bisognava permettere che il governo dividesse le persone in classi, caste o religioni, perché è quello che il governo vuole fare alla fine per riuscire a governare. Io volevo dire che noi in Italia abbiamo una grande tradizione sul tessile e queste fabbriche di 100 anni fa in India erano a tuttora attuali, invece erano 100 anni fa uguali in Italia. Io sono piemontese e il biellese, la provincia di Biella, era la culla di tutte queste enorme industrie tessile. Anche qui in Italia il sindacato è nato sul tessile, la CGIL di Vittorio è nata proprio a Biella.
Ecco, oggi questi luoghi sono abbandonati, ci sono centinaia di aziende chiuse, esiste solo l'eccellenza e il resto, vabbè, Michelangelo Pistoletto ha fatto di una delle fabbriche di Biella la sua sede per veicolare arte e cultura. Quindi c'è una somiglianza di lavoro e di impegno operario sindacale. La mia domanda è questa. Il lavoro delle campagne affidato a quei campi appartengono a piccole agricoltori o sono anche loro proprietà delle aziende che ovviamente chiudono tutto il ciclo produttivo? He has to see my new film, which is on the farmers' protests in India. Okay, but thank you for the background of. I just wanted to say that the trade union movement in India also began with the textiles, and the trade union movement in Scotland, where the jute factories were. Also was the birth, saw the birth of trade union movement, and it was because the conditions, the working conditions were so bad. So when the, I was, so when the workers started protesting too much, they decided to shift the entire industry to India, thinking that, you know, they will be able to control the workers there much better. And I'll give you another very interesting thing. And they wanted migrant workers, because when they are not with the families, can be controlled much better. So this was their way to, you know, minimize the cost by keeping the wages down and also keeping unrest, labor unrest down. So that is why India became the center of this industry. I will tell. Should I tell now? Traduco un attimo e poi dopo sì. Allora, innanzitutto dovrebbe vedere il mio nuovo film, che è proprio sulle proteste degli agricoltori in India. Però grazie mille anche per avermi fornito il contesto relativo all'Italia. E anche in India, come si diceva prima, appunto i sindacati sono nati con l'industria del tessile, ma non solo in India, anche in Scozia, dove in realtà tutta l'industria tessile era basata all'inizio. Ma ad un certo punto le condizioni lavorative erano pessime, quindi i lavoratori hanno cominciato a protestare e quindi hanno spostato tutta la produzione in India, perché ovviamente era molto più economico. Ma non solo l'hanno spostata in India, ma volevano lavoratori migranti, perché quando un lavoratore non è assieme alla propria famiglia è molto più semplice controllarlo, poi gli si può dare un salario più basso e quindi in questo modo si riducono anche i costi di produzione. Also the song John Henry you hear in the film, they adapted it to Bengali, because you know at the time in the 60s and 70s the communist the movement was very strong in Bengal, and the children used to sing this song, learn this song in school, John Henry. So when they saw the film in India, in Calcutta, everybody was really they were nostalgic, because they remembered the song so much and they hadn't heard it for years, because now everything is changed, you know, nobody, that past is gone, the awareness also is gone, nobody is interested, but this song brought back a lot of memories of their childhood, where, you know, you would still hear about workers' rights. Today nobody talks about that anymore. But anche la canzone John Henry che avete sentito è in realtà un adattamento nella lingua bengalese. E perché negli anni 60 e 70 il movimento comunista era molto attivo e questa canzone veniva cantata anche dai bambini nelle scuole. E infatti quando ho mostrato il film a Calcutta c'è stata una reazione veramente molto nostalgica da parte delle persone, perché ora tutto questo movimento e questa lotta in realtà non è più presente, non esiste più, non c'è neanche più questa consapevolezza, le persone non sono più interessate a queste questioni. E quindi oggigiorno, insomma, non si ritroverebbe più una canzone del genere che parla dei diritti dei lavoratori.
You may have heard about the farmers' protest in India in 2021. For 13 months, the farmers were outside Delhi. They lived there, you know, on the roads, on the highways, and they were protesting an attempt of the Modi government to, you know, bring corporates in food, in the growing and selling of food. And like they have done in US and Europe and all the places, so the small farmers in these places are gone. There are very few small farmers, just 1,000, 7,000, 10,000. But India has 125 million farmers, and 800 million people depend on agriculture. So, and 80% of the farmers are small scale farmers, to answer your question. And so these laws were going to completely destroy life of 700 to 800 million people. And that's why these protests were very big. I made this film, and hopefully we can see it here next year. I would love to share it. I was with the farmers for 13 months in 2021 during the COVID period. And yeah, it was a very important movement and very inspiring. Forse lei poi troverà interessante il mio nuovo film che parla appunto, o ne ha sentito parlare, un film che parla appunto delle proteste degli agricoltori nel 2021. Gli agricoltori si sono piazzati per 31 mesi alle porte di Delhi e hanno vissuto nelle strade, nelle autostrade, per protestare contro un tentativo di Modi, del governo di Modi, di svendere il cibo, come era stato fatto un po' nell'Unione Europea ma anche negli Stati Uniti. Solo che nell'Unione Europea e negli Stati Uniti si parla di numeri piccoli, di piccoli agricoltori, come ad esempio più o meno 70.000 agricoltori piccoli, mentre in India ci sono 125 milioni di agricoltori su piccola scala, e quindi ci sono 8 milioni poi di persone che dipendono veramente dall'agricoltura. L'80% degli agricoltori è su scala di 800 milioni, scusa. L'80% degli agricoltori è su scala, è di piccola scala, e quindi adesso con queste nuove manovre del governo si cerca davvero di distruggere la vita di questi 700-800 milioni di agricoltori. È un film che è stato girato durante il Covid e su un movimento che ha davvero goduto di una vasta importanza. Purtroppo mi fanno dei gestacci. Ringraziamo Nishtha, e se volete chiederle per esempio degli imprevisti che in cui si incappa quando si gira un documentario, per esempio come si affronta un incendio, un principio di incendio in fabbrica, potete fermarla e domandarglielo direttamente, sono sicuro che sarà felice di rispondervi. Thank you so much.